Un gran galà 2019 del pattinaggio organizzato con successo dal Centro Polisportivo Giovanile, il CPGA del presidente Mario Miconi. Un pomeriggio di eccellenza in questa disciplina che in città, tra l'altro, colleziona successi appassionati grazie all'impegno dell'infaticabile Mario Miconi e della tradizione che il pattinaggio ha da sempre all'Aquila. Contentissimo di riportare il gran galà di pattinaggio qui all'Aquila, kermesse che ogni due anni organizziamo a livello interregionale sotto l'egida AXEN, con una grande presenza di pubblico. Il pattinaggio artistico muove tantissima gente, avevamo le tribune stracolme, presenze importanti di campioni a livello regionale e anche nazionale, italiano. Quindi campioni italiani della Federazione Italiana Sport Rodellistici, tanti gruppi, un bel numero di atleti, siamo arrivati, abbiamo premiato circa 90 atleti. Da Bohemian Rhapsody, successo dei Queen, riportato in auge con il film dedicato a Freddie Mercury, eseguito dal gruppo del pattinaggio artistico, passando per le esibizioni di Jennifer Di Luzio, Martina Pizzoli del gruppo di pattinaggio artistico di Giulianova, le Bats Queen, Sara Cipriani e Sara Ligas del CPGA e l'Evolution Skating Dance con Isabel Ciarrocchi. Tantissime davvero le esibizioni ospitate dalla Palestra della Dante Alighieri. Hanno preso parte al Gran Galà anche la GSD a Protino Teramo, pattinaggio artistico, e si sono registrate le esibizioni dell'SD Pattinaggio di Giulianova con il quartetto Serendipity, l'Albero della Vita, il gruppo dell'Evolution Skated Dance che ha pattinato anche sulle note di Marlene, Giulia Rastelli da Giulianova, Manuela Sacco e Giorgia Sinibaldi.